siamo molto contenti di essere qua a ricevere questo premio con le comunità di contadini di Melfa e di Huarcaye, che sono delle comunità di contadini di sussistenza con cui abbiamo lavorato per studiare le basi genetiche della conoscenza tradizionale dei contadini, lavorando proprio sul grano che lì viene coltivato. E in questa occasione siamo anche molto contenti di avere portato qua due contadine che riceveranno il premio con noi. Crediamo sia anche molto importante dare un riconoscimento concreto al loro contributo, alla ricerca che facciamo, tanto che in una delle pubblicazioni scientifiche che sono risultate da questa ricerca i contadini sono, credo per la prima volta, coautori a tutti gli effetti dell'articolo scientifico. È un modo nuovo, un approccio nuovo per la ricerca genetica, perché? Spiegaci come mai c'è un elemento di novità. Sì, è un approccio che noi sosteniamo possa integrare gli approcci che già vengono utilizzati per il miglioramento genetico. Quello che noi cerchiamo di fare con queste comunità di contadini è di creare dei metodi per estrarre e raccogliere in modo quantitativo, in modo numerico, l'essenza della loro conoscenza tradizionale del grano, perché sono profondi conoscitori di quello che coltivano e quindi partiamo dal presupposto che sappiano, per certi versi, meglio di quanto possiamo sapere noi, quali sono le caratteristiche del grano che lì debba essere coltivato. Di conseguenza utilizziamo questi metodi che sono a metà tra le scienze sociali e la genomica, che è poi quello di cui noi prettamente ci occupiamo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per insieme cercare di identificare strumenti utili a produrre nuove varietà di grano che rispondano alle esigenze prima di tutto di questi contadini. Quale procedure avete utilizzato? Una ricerca che è durata a lungo? Sì, è una ricerca che è durata a lungo, che è all'interno di un progetto di ricerca che ci vede coinvolti in Etiopia da 10 anni ormai, ma che in questo specifico caso si è costituita nel valutare insieme ai contadini 400 varietà di grano antico dell'Etiopia che sono state seminate in due località, con dei disegni sperimentali che normalmente vengono utilizzati per gli studi agronomici e sulle quali abbiamo caratterizzato la diversità genetica da un lato e la diversità fenotipica di campo dall'altro, proprio lavorando fianco a fianco agronomi e contadini di sussistenza. Quali erano le caratteristiche cui gli agricoltori erano interessati? La precocità, la forma e la morfologia della spiga, la capacità di accestimento e infine un generale apprezzamento di una determinata varietà di grano. Ora che li avete caratterizzati, quali sono i passi che saranno fatti dopo? Cioè, questo è solo il primo passo, avere il quadro completo, no? Sì, certamente. Il nostro lavoro, come dicevo, fa parte di un progetto più ampio. Parte dei risultati di questo progetto sono stati ad esempio il rilascio di nuove varietà in Etiopia, proprio selezionate con l'aiuto dei contadini tra queste 400 varietà che menzionavo prima. Per quanto riguarda invece gli approcci futuri, quello che noi facciamo come ricercatori di genetica sta abbastanza lontano dal campo, se volete, ma quello che noi siamo interessati a fare è creare prima di tutto degli strumenti che possano essere utilizzati per il miglioramento genetico e per informare il miglioramento genetico. Di conseguenza quello che facciamo è proporre un metodo che può essere applicato a qualunque specie di interesse e anche in posti diversi dall'Etiopia, che possa consegnare al miglioramento genetico degli strumenti aggiuntivi utili ad accelerare la produzione di nuove varietà, non solo basandosi sulle caratteristiche agronomiche di resa o quelle che noi siamo abituati a misurare, ma basandosi anche in modo quantitativo e in modo ripetibile, scientifico, sulle valutazioni dei contadini che poi useranno queste varietà.